Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'amore di Cristo, buon pastore, che offre la vita per la sua Chiesa, sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, riuniti da Cristo, buon pastore, rinnoviamo il desiderio di rimanere vicini a Lui. Gesù, nel Vangelo che ascolteremo, si presenta come il pastore che offre la vita per le pecore. Ascoltando la sua voce, stringendoci a lui e vivendo da figli di Dio, scopriamo il vero senso della nostra vita. Seguire il pastore vuol dire lasciarsi condurre per assaporare la vita che ci ha donato. Lasciamoci guidare da Gesù Cristo, che ci ama fino a donare la sua vita. Apriamogli il cuore e ascoltiamo la sua voce.
sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, siamo dinanzi a Te, Tu il vivente, realmente presente in mezzo a noi. Tu sei la via, la verità e la vita. Tu, il buon pastore, doni la Tua vita per ognuno di noi. Tu solo hai parole di vita eterna. Tu, l'amore, l'amore non amato. Signore Gesù, noi crediamo in Te. Noi adoriamo Te. Noi amiamo Te con tutto il cuore. Pastore eterno, hai affidato le tue pecore a uomini da te scelti, affinché nessuno le strappi dalla tua mano. Noi ti adoriamo. Custode del gregge, hai manifestato la forza del tuo amore e del tuo perdono attraverso pastori che ci guidano nel tuo nome. Noi ti lodiamo. Medico delle nostre vite, hai fasciato la pecora ferita e curato quella malata attraverso pastori che stanno in mezzo al tuo gregge. Noi ti benediciamo.
nostro pastore. La tua passione ha disperso le pecore, ma la tua resurrezione le ha nuovamente radunate. Noi ti adoriamo. Maestro buono, hai istruito la tua Chiesa con cose nuove e cose antiche attraverso sapienti che spezzano la parola ai fratelli. Noi ti glorifichiamo. Tu sei la bellezza che tardi abbiamo imparato ad amare. Sei l'amore che sempre ci previene. Sei l'amato che ci dona la quiete. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo i cuori dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è solido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». Pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. Insieme. La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto prodezze. La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
vi benediciamo dalla casa del Signore. Tu sei il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. Gesù questa sera, per raccontarci il suo amore senza limiti, il suo amore davvero infinito e divino, si presenta a noi come un pastore, sotto la veste di un pastore, ed usa la similitudine del pastore che porta al pascolo il suo gregge. È una similitudine che noi non potremo mai comprendere, perché al tempo di Gesù l'esperienza del pastore era profondamente diversa dalla nostra. Il pastore aveva un rapporto quasi affettivo con le pecore. Noi oggi facciamo prevalere più l'aspetto economico, di interesse, di produzione. Ma al tempo di Gesù questa parabola era ben compresa, perché raccontava, potremmo dire, una storia di affetto, di conoscenza profonda tra il pastore e il suo gregge. Cioè il pastore nutriva un sentimento di protezione, di conoscenza, diremmo quasi personale, individuale con le sue pecore. Le chiamava per nome, conosceva le loro esigenze, le proteggeva, le nutriva, conosceva
il loro modo di fare delle pecore. E a partire da questa esperienza del pastore, Gesù vuole raccontarci il suo amore che supera naturalmente l'amore del pastore con le sue pecore, un amore che giunge fino al dono di se stesso, un amore che si immola. E cosa dice Gesù? Dice che il mio amore è totale verso di voi, è profondo. È un amore che non ha paura di abbandonare, di affrontare i pericoli per proteggervi. Il mio amore vi cerca, dice Gesù, è sempre con voi, vi segue. Non ha paura del nemico. E l'uomo, ciascuno di noi, ha tanti nemici nella propria vita. Noi siamo tentati da tanti nemici, dal male. Gesù ci ricorda che il suo amore non è un amore venale che si compra o che ci dona perché lui ne ottiene un profitto, un interesse. Il suo amore è disinteressato, ancor più è gratuito. È un amore che viene dal Padre. È un amore che ci conosce in profondità, che conosce i nostri desideri, i nostri sogni, il sogno di felicità, di comunione, di bene, di pace. E allora Gesù, per raccontarci quanto è grande il suo amore, ci parla del suo legame con il Padre. Il Padre mi conosce fin dall'eternità, nella profondità del mio essere. Così anche io conosco voi. Addirittura Gesù mette a confronto l'amore che lui e la conoscenza d'amore che lui ha con il Padre con l'amore che lui nutre per noi. Noi siamo portati ad un livello di amore molto alto, soprannaturale. L'amore del pastore è un amore che viene da Dio, è un amore soprannaturale. E allora egli ci invita ad entrare in questo circolo di amore, a imitare il suo amore. Noi siamo amati gratuitamente. Dio ci riempie della sua grazia e del suo amore. E questo ci basta. Per prima cosa noi siamo chiamati a scoprire, a sperimentare, a provare questo amore gratuito, perché è da lì che poi sorge anche la nostra risposta di amore. Come il Padre ama me, anch'io amo voi. Come il Padre conosce me, anch'io conosco voi. E il Padre mi ha dato questo comando di dare la vita per voi. E Gesù, nel suo esprimere il suo amore, nel suo realizzare questo comando di amore, arriva a perdere la sua vita per noi, per me e per te. La vita del cristiano, in primo luogo, deve soprattutto tentare di scoprire, di avvicinarsi a questo amore eterno. Non siamo noi ad amare Dio, è Lui che ha amato noi per prima
e ha riversato nei nostri cuori il suo amore, lo Spirito Santo. È da qui che poi parte tutta la nostra vita cristiana, il nostro cammino di fede, dalla consapevolezza di essere amati. Tu sei amato, io sono amato, ed è un amore che è inesauribile. Quando noi ci stanchiamo di amare Dio, è perché noi ci stanchiamo di scoprire il suo amore. Quando noi ci sentiamo delusi dall'amore di Dio, è perché noi abbiamo cessato dentro di noi di fare questo cammino di scoperta del suo amore. E Gesù ancora ci ricorda che io do la vita gratuitamente perché io lo voglio. La morte di Gesù in croce non è una fatalità, una disgrazia, un fatto che è accaduto per caso. Io sono colui che dono la mia vita e io sono colui che la riprendo la mia vita. Allora Gesù si dimostra padrone, signore nel cammino dell'amore, nel dono dell'amore. Gesù è sempre consapevole nella sua missione, ma anche nel suo cammino di croce, di essere Lui il Signore degli avvenimenti. Gli avvenimenti non accadono per caso, accadono perché Lui li accetta, li vuole. Gesù dirà spesso nel Vangelo: bisogna che io vada a Gerusalemme, ma Gerusalemme è il luogo della passione, è il luogo dove si compirà il disegno del Padre, la salita al Calvario e la morte in croce. Però sono io che riprendo la mia vita e la riprenderà con la risurrezione. Allora Gesù ci insegna che nell'amore c'è questo duplice movimento, questo duplice momento, ci sono due tappe. La tappa in cui noi ci doniamo anche attraverso la sofferenza a Dio con amore, è il momento in cui noi veniamo liberati dalla sofferenza perché riceviamo la pienezza della sua gloria. Il cammino del buon pastore, la storia del buon pastore, la parabola del buon pastore è una parabola che ci racconta il mistero della vita cristiana. La vita cristiana è amare fino al dolore, divenendo consapevoli di questo amore, ma è anche il cammino della speranza, che sa che Dio non verrà meno alla promessa di rifar risorgere Gesù, come anche per noi sarà. E allora impariamo da questa storia d'amore come noi dobbiamo costruire la nostra storia umana di fede e di amore nelle vicende della nostra vita quotidiana.
sei speranza, tu sei la vita, tu sei sostegno nel cammino, crediamo in Apparteniamo a un immenso gregge in cui razze, culture, condizioni sociali diverse si incrociano e talvolta si ignorano, addirittura si combattono, ma tutti siamo chiamati a vivere nell'amore. Mettiamo insieme le nostre invocazioni che salgono dal nostro mondo diviso, diciamo insieme: guidaci sul sentiero della vita. Tu sei santo, Signore Dio, che compi meraviglie. Rivesti del tuo spirito di santità i vescovi e i presbiteri che hai chiamato a custodire il tuo gregge. Ti preghiamo. Guidaci, Signore. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo. Fa che i governanti delle nazioni garantiscano la pace con rettitudine e trasparenza. Ti preghiamo. Tu sei onnipotente, Padre Santo. Concedi che quanti sperimentano delusione e disorientamento possano trovare ristoro nel tuo amore. Ti preghiamo. Guidaci sul sentiero della vita. Tu sei tutto, ricchezza nostra. Elargisci le tue benedizioni su quanti hanno lasciato ogni cosa per l'annuncio del Vangelo. Ti preghiamo. Guidaci, Signore, nella vita. Tu sei protettore, tu sei custode. Guarda le nostre famiglie che affrontano tante sfide di un mondo che cambia. Proteggile da ogni male. Ti preghiamo. Guidaci, Signore, nella vita. Tu sei fortezza, tu sei rifugio. Fa che le nostre comunità resistano alle tentazioni dell'individualismo e siano aperte ad ogni persona che vuole incontrarti. Ti preghiamo. Guidaci, Signore, nella vita. In Cristo la famiglia umana ha scoperto di avere un unico Padre. Da figli ci rivolgiamo a Lui con fiducia e gli diciamo di essere pronti a vivere in fraternità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti.
e non abbandonarci alla tentazione. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù, c'è un rapporto unico che ti lega a noi. Tu ci conosci uno per uno, fin nel profondo del nostro cuore. Niente di quello che ci accade ti è ignoto. La nostra generosità, le nostre chiusure, la nostra fiducia e le nostre paure. Tu ti avvicini a noi e ci riservi la tua misericordia e la tua tenerezza. Non infierisci sui nostri sbagli, non giudichi le nostre debolezze, ma accetti di rimanerci accanto con la pazienza e la comprensione del pastore. Tu non esiti però anche a tracciare con determinazione e con saggezza il cammino che ci attende, pronto a difenderci da tutto ciò che minaccia la nostra salute e incolumità. Signore Gesù, sei il pane della vita. Chi viene a te non avrà mai fame. Chi crede in te non avrà mai sete. Signore Gesù, sei il pane disceso dal cielo. Chi mangia la tua carne e beve il tuo sangue ha la vita eterna. Siamo uniti nell'amore che il Signore ci ha dato. Siamo il popolo che vive nella stessa comunione. Signore Gesù, sei la luce del mondo. Chi ti segue non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita.
Signore Gesù, sei la voce della vita, voce consolante e sicura, che indica la strada, anche se impervia e in salita. Signore Gesù, sei la porta delle pecore. Chi entra attraverso te sarà salvato e avrà la vita in abbondanza. Signore Gesù, sei la luce del mondo. Chi ti segue non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Siamo uniti nell'amore che il Signore ci ha donato. Siamo il popolo che vive nella stessa comunione. Donaci, o Padre, la luce della fede e la fiamma del tuo amore, perché adoriamo in spirito e verità il nostro Dio e Signore Cristo Gesù, presente in questo sacramento. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Padre, tu sei la vera pace. Non ti può accogliere chi semina discordia e medita violenza. Concedi a coloro che promuovono la pace di perseverare nel bene e a coloro che la ostacolano di trovare la guarigione allontanandosi dal male. Padre di tutti gli uomini, per te nessuno è straniero, nessuno è escluso dalla tua paternità. Guarda con amore i profughi, gli esuli, le vittime della segregazione e i bambini abbandonati e indifesi, perché sia dato a tutti il calore di una casa e di una patria, e a noi un cuore sensibile e generoso verso i poveri e gli oppressi. Amen. Oh, no.